Siamo in comune oggi per festeggiare i 100 anni di Zio Palmino. Zio Palmino, ha raggiunto questo traguardo, come si sente? Ma non c'è male. Ma c'è un po' di emozione, c'è. Per andare avanti tanti anni bisogna mangiare di 7, bere di 8 e dormire di 15. Sua moglie la sente vicina in tutti questi come anni? Come no? Per dirti la verità la sogno tutte le notti, però non posso ricordarmi mai ciò che mi dice la notte, perché mi parla la notte, ma la mattina non mi ricordo mai niente che mi dice. Comunque ci volevamo troppo bene. Cosa vuole dire ai suoi parenti, a tutta questa gente oggi? Io ringrazio tutti quanti questi qua, per carità, tanti parenti e tanti fuori parenti. Perché io a Santa Croce sono un ragazzo, anzi un uomo, conosciuto da tutti, tutti sanno il mio nome. Perché sono l'unica a Santa Croce di Magliani che mi chiamo Palmino. Loro sono i nipoti di Zio Palmino, come descrive suo nonno? È una persona eccezionale, meravigliosa, è un esempio di vita. Sì, un esempio di vita, perché lui con la sua caparbietà e con la sua forza è stato sempre tenace nelle sue cose. L'insegnamento più grande che le ha lasciato, che le sta dando, insomma, che le continua a lasciare? La tenacia che ha lui, perché non si arrende mai, ha subito interventi, li ha tutti superati, è forte, forte. Area di festa lo scorso 27 aprile nel piccolo comune di Santa Croce di Magliano. Un grande giorno per un grande uomo, Palmino Calandrella, che compie 100 anni. A festeggiarlo parte della cittadinanza da tanto in attesa di questo momento, un momento che l'amministrazione comunale ha permesso di diventare davvero speciale e indimenticabile. Un traguardo di cui i familiari che la ricorrenza riunisce sono felici e davanti al quale lui non ha la minima intenzione di fermarsi. Racconta ai tanti che lo chiamano ormai affettuosamente Zio Palmino qualche episodio del suo passato e qualche aneddoto di vita. Conserva con orgoglio una medaglia al valore, mentre il suo valore di uomo lo si celebra con stima e rispetto. In questa circostanza ottiene altri riconoscimenti per lui importanti e significativi: una targa donatagli dall'amministrazione comunale, una pergamena dei nonni vigili dei quali viene nominato nonno vigile onorario, una fascia tricolore regalatali dall'associazione Everybody, che è lo stesso sindaco D'Ambrosio ad indossarli. Un sindaco che si dice fiero del suo concittadino, una persona che ha tanto da insegnare, lo definisce tra l'altro l'assessore Licursi. Tra i sorrisi e gli applausi di tutti, la fisarmonica di Antonio Martino inizia ad intonare una musica. Tanti auguri a te, canta tutta la sala Zio Palmino, tanti auguri a te. E poi una torta, 3 numeri, a formare 100. E poi le candeline. E poi sguardi e desideri che si perdono e rincorrono tra i sorrisi generali, tra l'amore che invade nel profondo, come solo in un'occasione di festa può accadere. Una vita d'amore la sua. Una vita che lui ha accuratamente seguito nonostante sacrifici, sofferenze, tristezze, che umanamente parlando non mancano mai. Periodi difficili, ma che incorniciati da pazienza, coraggio, tenacia, semplicità, hanno costituito il ritratto che tanti possono ammirare.